sembra il mattino, ma che cretino, non bevo più. Come cerco l'altro più, mi rimane in testa, non mi passa più, però si vede mai, non siamo così mai, corriamo fuori sopra le paure e panico, per mandare tutto al diavolo, senza nessun perché, ma ti ricordi che siamo tutti fuori di casa, che ci siamo fatti terra bruciata, stupide canzoni in mezzo alla strada, e poi ti ricordi quando ti senti da solo, ti ricordi quando non c'era nessuno, solo una pazza musica, pazza musica, pazza musica. Alla fine da dimenticare sei l'unica, non ci casco più, voglio una pazza musica, forse esplode, non mi va di pensare, forse è l'effetto che mi va su, la notte sei clandestino, torno al casino, non ne faccio più, quelle cose che vuoi tu, ma che mal di testa, ma come ho Gesù, però si vede. Sono molto carichi e sono solo tipo che ne so 400 300, no, non so, sì. Senti Elodie qualche settimana fa è stata ospite di Radio Italia Live, il concerto, allora sì, gli abbiamo chiesto questa collaborazione con Mengoni, le si sono illuminati gli occhi, ve lo giuro, perché è felicissima, felicissima. Allora la domanda la faccio anche a te, visto che ti ho davanti, come nasce la scelta di collaborare proprio con lei? Ma devo dire, cioè io parto da un po' prima e vado a flashback. Ci siamo incontrati per caso ad una cena. Ovviamente ci conoscevamo per nome, ci eravamo incontrati in alcuni di questi eventi che voi organizzate delle volte. Piccoli eventi. Sì, eventi. Però era diciamo una cena, ecco, tra amici. A un certo punto è arrivata e abbiamo iniziato a parlare di terapia, di psicologia, sì. E ci siamo trovati subito, ovviamente essendo non proprio diciamo ecco su una linea diciamo sobria di, cioè, mentalmente parlando, e ci avevamo ripromessi di fare un qualcosa, però avremmo dovuto pensare ad un qualcosa che avesse, cioè, fatto parte di entrambi, ecco, i nostri mondi. E devo dire che questo pezzo che esce in estate è leggero, ma non lo è, cioè dentro ci sono un sacco di riflessioni anche in questo pezzo, quindi sembra un pezzo estivo che uno balla e basta, poi cioè ti ricordi quando ti senti da solo, quando non c'era nessuno, cioè ce lo ricordiamo e ce lo siamo detto anche tante volte raccontandoci a vicenda le nostre esperienze. C'è un punto della tua carriera quando parte dove non c'è nessuno,
dove nessuno ti aiuta e nessuno ti sostiene. Ecco, gli unici che ti sostengono sono magari, e tanti sicuramente sono più bravi. Ecco, non è mai chiaro quello che succederà. Quindi molte volte ti senti da solo. Tuttora, cioè, tutti immagino pensino che beh, tu sei sul palco, c'hai 60.000 persone davanti a ogni concerto, eccetera, eccetera. Come fai a dire ti senti solo? E invece ti ci senti, certo. Perché ovviamente siamo tutti esseri umani e non basta. Cioè, se bastassero i like e tutte le persone che ovviamente ti seguono a farti sentire meno solo, sarebbe difficile, è un qualcosa che hai con te stesso. Poi ovviamente più condividi e più non ci pensi, quindi più persone hai davanti che possono darti energia e più non pensi a quello che, diciamo, alla solitudine, quella un po' più, ecco, che però serve, perché ovviamente serve sentirsi soli, serve sentirsi tristi, serve soffrire, serve gioire nella vita, servono tutti i colori delle emozioni. Ecco lo stesso capire. Tra l'altro tra di voi c'è una bellissima chimica, cioè si vede proprio, il risultato è incredibile. Cioè, anche ieri sera, avevo seguito ieri sera, c'è una chimica meravigliosa, cioè, dal vivo. Ma siamo due... voi che fate cosa? Siamo due cretini. Ci piace godere della vita, di comunque del ridere, dello scherzare. A me piace molto, poi è sempre uscito un po' che io sono una bravo ragazza, persona seria, tutto sempre vestito bene, eccetera, eccetera. Adesso di fatti sto cercando, capito? Pantaloncini corti. Però, se qualcuno c'ha da dire una cosa, chi sei? Però giusto, no, perché sennò non è coerente con quello che stai raccontando, cioè il cambiamento di vita. Poi quando escono dei dischi, poi soprattutto materia, io raccontavo proprio qui, mi ricordo benissimo, eravamo lì al centro, sì. O forse qui seduti, sì, qui. E raccontavo di pelle e delle cicatrici. Io ieri sera avevo in bella vista tutte le mie cicatrici qui. E ovviamente mi hanno detto dietro, no, ma le vuoi coprire? No! Mi rendono una persona unica, cioè io, pure quelle che c'è dentro, che non si vedono, tantissime, e quelle le metto tutte lì dentro, quelle dentro stanno lì. Senti, tra le altre collaborazioni, ce ne sono parecchie in queste 10 tratte, almeno due che abbiamo evidenziato, quella con Ernia e quella con Jason, sì. Che magari ai più è meno conosciuto per quanto riguarda gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana. Jason. Sì, è appunto per questo, io ho l'opportunità ovviamente di parlare a tante persone, fortunatamente, e credo che lui abbia una marcia in più e sia veramente un ragazzo molto profondo. Ho lavorato un sacco in studio con lui e abbiamo scritto il pezzo insieme, ma e poi a un certo punto io ho detto, io credo che tu debba proprio essere nel disco. E lui, quando io gli ho detto, in che senso? Cioè, facciamolo insieme. Perché lui canta benissimo, oltretutto. Poi ha la cifra sua, che con autotune super moderno, lui giovane, ovviamente. Io sempre ancora antico, c'è cioè l'autotune, no, ancora, no? Però l'ho usato in questo disco, c'è dell'autotune sulla parola Cher. Come cerco l'autotune? Lì l'ho usato. Ma perché è uno strumento, va? No, uno strumento è difficile, assolutamente sì. Ma poi lo sai che noi ci proviamo tantissime volte. Ovviamente lui è ovviamente molto, anche molto intonato, è veramente un bravissimo cantante, cioè, una vocalità molto, e oltretutto una bella penna, giovane. Abbiamo 10 anni di differenza, credo che sia 98. Un bambino. Zitta. Lo salutiamo, Jason, sì, grazie di tutto. Sì. Grandissimo talento. Nel 2022 ci sei venuto a trovare Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano. Guarda cos'è successo, anche voi. Ciao. Forse c'è una stampella.